Il momento del debutto in eccellenza per Giancarlo Fichera si avvicina e il tecnico del Giarre accarezza con grande prudenza il suo sogno. Fichera traccia un primo bilancio di questi primi giorni di preparazione pre-campionato. Per i prossimi 15 giorni si costruiranno le fondamenta per poi sistemare l'intera inquadratura dal punto di vista tattico e dal punto di vista fisico. E adesso lei tra l'altro è sempre molto attento al discorso della preparazione atletica, tra l'altro in eccellenza, in promozione, non è una stagione lunghissima, però è una stagione molto intensa. Eh sì, certo, sarà una stagione molto intensa. Dal punto di vista atletico cercheremo di avere qualcosa in più degli altri, perché la condizione fisica poi alla lunga e anche subito all'inizio del campionato ci darà la possibilità di avere più lucidità rispetto agli avversari, possibilmente nel secondo tempo. Con gli arrivi dei due centrocampisti di Napoli di Compagno e di Santitto come esterno, si è chiuso per il momento il mercato. Dopo Ferragosto, insieme a Giulio Nirelli, farete il punto della situazione per capire se serve ancora qualcosa. Sì, no, la rosa è abbastanza completa, possibilmente vedremo la situazione per un centrale di difesa in quanto siamo solo tre, e quindi se ci sarà la possibilità o l'opportunità di prendere qualcuno che fa il caso nostro, ci muoveremo sicuramente con il presidente e gli altri dirigenti. Di queste prime ore di raduno, di preparazione, mister, quali sono le sensazioni? No, ma le sensazioni positive, ho visto i ragazzi impegnarsi, anche se è stato soltanto il primo giorno, ho visto tanta voglia, tanto entusiasmo, tanta voglia di fare bene.